nostra vita. Conoscerti, amarti, servirti è la nostra vera ricchezza, è lo scopo della nostra esistenza qua giù. E come parte del tuo popolo sulla terra, in quest'ora ti preghiamo, manifesta ancora di più la potenza del tuo spirito nella nostra vita. Parla ai nostri cuori mediante la tua parola e consola le anime nostre nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Amen. Vogliamo a questo punto, è passato parecchio tempo, rivolgerci alla parola del Signore direttamente. Rivolgiamoci alla parola del Signore e leggiamo nel primo libro di Samuele, capitolo 22. Il Signore ci ha ristorato stamattina con la sua presenza, non è vero? Gloria a Dio. Primo libro di Samuele, capitolo 22. Or Davide si partì di là e si rifugiò nella spelonca d'Adullam, e quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, vennero quivi per unirsi a lui, e tutti quelli che erano in angustie, che avevano dei debiti o che erano scontenti, si radunarono presso di lui, ed egli divenne loro capo ed ebbe con sé circa 400 uomini. Di là Davide andò a Mizpa di Moab e disse al re di Moab: «Deh, permetti che mio padre e mia madre vengano a stare da voi fino a tanto che io sappia quel che Dio farà di me». Egli dunque li condusse davanti al re di Moab ed essi rimasero con lui tutto il tempo che Davide fu nella sua fortezza. E il profeta Gad disse a Davide: «Non star più in questa fortezza, parti e recati nel paese di Giuda». Davide allora partì e venne nella foresta di Heret. Saul seppe che Davide e gli uomini che erano con lui erano stati scoperti. Saul si trovava allora a Gibea, seduto sotto la tamerice che è sull'altura. Aveva in mano la lancia e tutti i suoi servi gli stavano attorno. E Saul disse ai servi che gli stavano intorno: «Ascoltate ora, beniaminiti, il figliuolo di Isai vi darà egli forse a tutti dei campi e delle vigne? Farà egli di tutti voi dei capi di migliaia e dei capi di centinaia che avete tutti congiurato contro di me? E non v'è alcuno che m'abbia informato dell'alleanza che il mio figliuolo ha fatto col figliuolo di Isai? E non v'è alcuno di voi che mi compianga e mi informi che il mio figliuolo ha sollevato contro di me il mio servo perché mi tenda insidie come fa oggi?» Fino a qui la lettura della parola del Signore. E con l'aiuto del Signore vogliamo meditare il verso 2. «E tutti quelli che erano in angustie, che avevano dei debiti e che erano scontenti, si radunarono presso di lui, ed egli divenne loro capo ed ebbe con sé circa 400 uomini». Le vicende della storia di Davide sono affascinanti in quanto vengono a esprimere ai lettori le ansie, le lotte, i travagli, le prove, le sofferenze di quest'uomo che, pur di rimanere fedele all'impegno che aveva preso col suo Signore, era disposto a subire tutto. Naturalmente la vita di Davide, come la vita di tutti gli uomini, e quindi anche la nostra, era una vita movimentata. Egli si trovava a passare
da un'esperienza all'altra, c'erano dei momenti di grande euforia spirituale, dei momenti di grande forza e altri momenti di avvilimento, di debolezza, di incertezza. Precedentemente, ad un certo punto, Davide, vedendosi così braccato da suo suocero Saul, aveva deciso alla fine di lasciare Israele e trasferirsi altrove, ed era andato a chiedere aiuto a quelli che poi sarebbero stati sempre i suoi nemici. Rimase lì un certo tempo, ma poi sentì che colui che l'aveva chiamato era qualcuno che non veniva meno, e quindi decise di lasciare quel luogo e ritornare per attendere, come dice egli stesso, quello che Dio avrebbe fatto di lui. E mentre è lì, in una grotta a Adullam, ecco che si avvicinano a lui un gruppo di persone, una compagnia di persone, la cui descrizione è veramente sconcertante. Tutti quelli che erano in angustie e che avevano dei debiti e che erano scontenti si radunarono presso di lui ed egli divenne il loro capo. Davide era re, Dio l'aveva unto re. E anche se tutti gli altri non volevano riconoscerlo, anche se c'era un antagonista tremendo come Saul che lo perseguitava, c'era qui un gruppo di persone che era disposto a riconoscerlo. Certamente non erano persone di prima qualità, era un insieme di persone che potevano far parte di una banda di fuorilegge piuttosto che di un esercito. Ma queste persone, nonostante le loro scontentezze, i loro debiti e le loro angustie, nonostante i loro travagli e le loro distrette, sentirono che c'era uno che poteva fare loro giustizia e poteva dare loro quello che nessun altro aveva loro dato. Non vi sembra di sentire un po' che questa descrizione corrisponde alla situazione nostra prima che conoscessimo il nostro meraviglioso sovrano Cristo Gesù il Signore? Lontano da Lui c'era solo angustia, solo povertà e solo scontentezza. Ma noi scoprimmo che soltanto in Lui c'era speranza e certezza. Quante angustie in un mondo governato da un padrone duro e ingiusto come il peccato. Quanta povertà in un mondo che è pieno di gente disposta a usare ingiustizia e forza. Quanta amarezza, quanto risentimento nel cuore di tante persone. Ma c'è qualcuno che può risolvere questo problema? A me sembra di sentire queste circa 400 persone, non erano poche, ma rispetto alle migliaia dell'esercito di Saul erano certamente un'esigua minoranza, che dicono l'uno all'altro: è vero, siamo in distretta, siamo in travaglio, siamo nei debiti, perché questo padrone che abbiamo ora viene a chiederci tante di quelle tasse, tante di quelle imposte, che ci obbliga addirittura ad essere come schiavi. C'è in noi dell'amarezza e della scontentezza. Ma se soltanto possiamo ritrovare Davide, noi vogliamo riconoscerlo come nostro re, perché sappiamo che lui troverà la soluzione ai nostri problemi.
Ci ricordiamo tutti quando eravamo in angustie, in debiti e scontenti, lontani da Gesù. Ma un giorno qualcuno ci ha detto: c'è uno che può farvi giustizia, c'è uno che può consolarvi, c'è uno che può liberarvi dalle angustie, c'è uno che può liberarvi dai debiti, perché lui è disposto a pagare per voi, infatti ha già pagato per voi. C'è uno che può togliervi tutta l'amarezza dall'animo e darvi la sua letizia e la sua gioia. E quella notizia fu veramente l'Evangelo, la buona notizia per eccellenza. Indubbiamente la descrizione sconcertante di queste persone non ci fa sperare che queste persone possano essere dei grandi guerrieri, delle persone corrette, ma è qui il segreto. Queste persone in angustia, in debiti, scontente, hanno fatto una decisione saggia. E si dicono: andiamo da Davide, andiamo a trovarlo dov'è, perché noi vogliamo riconoscerlo quale il nostro re. Non andarono a Gerusalemme, tra i palazzi, non andarono a trovarlo nelle città, lo andarono a trovare su un monte sconosciuto. Mentre egli era là, riconosciuto soltanto dai pochi suoi fratelli e dalla sua famiglia, ma essi decidono ugualmente di intraprendere questo viaggio. È un viaggio che non è conosciuto da tanti, però è un viaggio importante. Ce lo ricordiamo quel viaggio anche noi, quando finalmente andammo a cercare colui che è il nostro Signore. Viaggiammo fino al Calvario e quello fu il giorno più bello della nostra vita, perché decidemmo di andare a Gesù, a quel re bistrattato, sconosciuto, dimenticato, ma tuttavia il vero sovrano. E non solo costoro decisero d'andare, ma si radunarono presso di lui. Finalmente si trovarono per la prima volta insieme con Davide. Cosa avranno detto non lo sappiamo, ma sappiamo che radunarsi presso di lui produsse in loro la prima grande trasformazione. Decisero di riconoscerlo loro capo. Davide aveva qualcosa in sé che certamente lo differenziava dal sovrano che essi avevano avuto fino allora. Davide agiva in un modo tanto diverso che immediatamente riuscì ad ottenere la loro fiducia ed essi lo riconobbero loro capo. Immediatamente. Chi può accostarsi al figliuolo di Davide, a Gesù il nostro Salvatore, senza riconoscere che la sua meravigliosa persona è così attraente che noi non soltanto siamo interessati di andare a lui, non soltanto ci troviamo bene presso di lui, ma dopo essere stati un po' presso di lui lo eleggiamo a nostro maestro, a nostro signore, a nostro sovrano, a nostro condottiero, a nostro re. E se ci troviamo qui in quest'ora è perché abbiamo fatto questo passo importante. Lo abbiamo eletto Gesù, il nostro re, il nostro maestro e il nostro condottiero. Oh, questo non vuol dire che saranno finite le difficoltà, come continuarono le difficoltà per questi uomini che seguirono Davide, ci saranno difficoltà anche per noi.
ma in noi c'è una certezza che colui che ci ha accettato a far parte del suo popolo ha cura di noi. Ma la cosa più sorprendente è la trasformazione che avviene in queste persone. Se continuiamo a leggere la storia di Davide, scopriamo che queste persone non sono più le stesse. Erano in distretta e in travaglio, erano nei debiti ed erano scontenti. Ma nel momento in cui si sono accostati al loro re, l'hanno fatto loro condottiero, egli ha cominciato con il suo governo e la sua saggezza e la sua autorità a trasformare questa banda di scontenti, indebitati e travagliati in un esercito vittorioso. Guardiamoli un po' e scopriamo che prima di tutto non sono più in distretta, in travaglio, in ansietà, in preoccupazione. Non hanno più il timore, la paura del nemico che può vincerli. Cosa è capitato? È capitato che Davide è riuscito a infondere in loro coraggio. In quest'ora non siamo degli spaventati, terrorizzati ed impauriti dalle circostanze della vita. Non ci troviamo in una situazione tragica al punto che siamo in angustie. Se c'è qualcuno che è in angustie, lo è unicamente perché non si è arreso abbastanza al proprio Signore, al proprio condottiero. Quando andiamo a Gesù, la prima cosa che fa, egli ci libera dalle nostre angustie. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Benedetto sia il nome del Signore. La prima opera che il nostro meraviglioso Signore compie è proprio questa: ci libera dalle nostre angustie. Sei angustiato stamane? Uno può essere abbattuto, ma non angustiato. Può essere perplesso, ma non in travaglio e in distretta, perché colui che ha cominciato l'opera buona in noi la porta a compimento. Quale trasformazione meravigliosa! Liberarci dalle angustie. Guardiamoli ancora. Non sono più indebitati. Sapete, i debiti sono una cosa terribile, solo chi ce l'ha li sa. Qualcosa che ti impoverisce, che t'avvilisce. Qualcosa che, oltre a darti una preoccupazione, ti toglie la tua dignità. E queste povere persone non solo erano in angustia, in travaglio e in distretta, erano avviliti, ma avevano perduto la loro dignità di individui. Abbiamo letto Saul che dice a quelli che erano con lui: io vi darò i campi, le vigne, vi farò capi di migliaia e di centinaia. Come dire, io vi posso promettere. Ma Davide che vi può promettere? Perché andate dietro a lui? Che va fatto quest'uomo di Nazareth? Avete lasciato tutto per seguirlo. Che avete ora? E queste parole, sapete, qualche volta possono preoccupare. E Gesù dovrà dire ai suoi: non vi preoccupate, perché avete lasciato tante cose, ma voi ne riceverete 100 volte tanto qui e la vita eterna. Il mondo disprezza,
Ma lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei dice in realtà di tutti costoro che sono andati vagando per i monti, poveri, sconosciuti, bistrattati, perseguitati, afflitti, di loro il mondo non era degno. Cristo ci ha liberato da questo senso di debito, ci ha liberato da questa afflizione e da questo senso terribile di inferiorità. Ora possiamo dire: noi apparteniamo a Cristo e Cristo appartiene a me. Ora possiamo dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ora possiamo dire: noi apparteniamo a colui che ha vinto. Quanti debiti ci avevamo prima di conoscere il Signore, ma il nostro Re e il nostro Signore ci ha detto, quando siamo andati a Lui: non vi preoccupate, perché il tuo debito è pagato. Ho cancellato i tuoi peccati, t'ho liberato dalle tue iniquità. Non c'è nessuno che ha sopra di te il potere o la supremazia, non c'è nessuno che può venire e vantare qualche diritto sopra te, perché tu sei mio, io t'ho redento. Scontenti? Guardiamoli ora, li vediamo come una compagnia ordinata e felice che va di vittoria in vittoria, sapendo che colui che li guida è l'unto dell'Eterno. Scontenti. Erano scontenti. Ma non si sono fatti lusingare dalle eventuali proposte di un Saul duro e ingiusto, perché sapevano bene che le sue promesse erano soltanto ipocrite e false. Ora sanno che sono soddisfatti appieno. Gli altri non l'hanno voluti, ma c'è stato uno che li ha accettati e che ha detto: sì, ora voi siete il mio popolo, il mio esercito, i miei discepoli. Non temere, sii felice, perché Gesù t'ha redento, t'ha chiamato, t'ha scelto. Seguilo. E quindi, guardando globalmente questa trasformazione, noi vediamo che cosa è accaduto: da una banda di sconfitti, di confusi, di deboli, senza dignità e senza coraggio, Davide riesce a farne il migliore esercito di vincitori. E se andiamo avanti nella storia della Bibbia e leggiamo nei capitoli seguenti e nei libri seguenti, vedremo che di questa banda che si unì a Davide allora, lentamente tutti furono trasformati da deboli e tribolati in prodi e coraggiosi. E alla fine del suo regno Davide vuole ricordarli, e c'è un capitolo con una lunga lista di tutti i suoi prodi. Chi erano? Erano quelli che quel giorno, in angustie e in debiti e scontenti, avevano preso la decisione di andare a Davide, di radunarsi presso di lui e di riconoscerlo loro capo. Quante volte siamo avviliti dalla nostra presente condizione spirituale e ci meravigliamo, e Dio ci aiuti a farlo sempre, come il Signore Gesù è venuto proprio ad accettare noi, poveri, miseri, indegni. Oh, Egli è l'Onnipotente.
Anche i più sommi artisti cercano il materiale migliore per poter fare le loro opere d'arte, ma il tuo ed il mio sovrano è andato a scegliere il materiale peggiore per fare un'opera meravigliosa tutta quanta alla sua gloria. Non ha importanza quello che noi eravamo, è importante soltanto che noi siamo andati a Gesù. Riconosciamolo nostro Re, permettiamo al suo Spirito d'operare in noi, e mentre il suo Spirito continuerà ad operare nella nostra vita, questa trasformazione progressiva avverrà e sempre di più acquisteremo la dignità di figliuoli di Dio, acquisteremo la ricchezza del cielo, acquisteremo il coraggio e la forza della fede che fa di noi servitori dell'Eterno. Che ricevettero questi uomini che seguirono Davide? O almeno due grandi privilegi essi ebbero: il privilegio di seguire questo re sconosciuto che al tempo opportuno diventò il re soprattutto il popolo, e poi con grande gioia poterono sapere che nel libro di Dio il loro nome è rimasto scritto. Fratelli miei, pensate quale privilegio Dio ci dà in Cristo Gesù: partecipare con Lui allo stabilimento del suo regno sulla terra. Un giorno tutti riconosceranno Cristo, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Ma pensate quale privilegio, quando tutto il mondo lo farà, noi con gioia potremo dire: Signore, ti ringraziamo, a te la lode, l'onore, la gloria ed ogni benedizione, perché ci hai dato il privilegio di riconoscerti quando gli altri non t'hanno riconosciuto, di seguirti quando gli altri t'hanno abbandonato, di essere con te quando gli altri non hanno voluto neanche sentir parlare del tuo nome. E l'altro privilegio è che lassù il nostro nome è scritto nel libro della vita dell'agnello. Uomini, donne, semplici, poveri, in distretta, in angustia, scontenti, nei debiti, e a un certo punto trasformati in felici, ricchi, ordinati, autorevoli, con la dignità di figlioli di Dio, soltanto perché abbiamo accettato Gesù Cristo. A Lui sia la gloria da ora in eterno. Ringraziamo il Signore.
Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno. Amen.